Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno del sito Ipsoa Fisco, relativo ai finanziamenti, intitolato Specializzazione intelligente nel Mezzogiorno, dal 10 luglio al via le domande, di Giovanna Greco. È un articolo che fa riferimento a questo nuovo bando, appunto, che si chiama Specializzazione Intelligente nel Mezzogiorno, che verrà aperto dal 10 luglio. Le imprese e centri di ricerca possono fare domanda per finanziare i loro progetti di ricerca e sviluppo, che possono essere realizzati nelle regioni del Mezzogiorno, in alcuni settori particolarmente rilevanti, come per esempio dal punto di vista tecnologico, ovvero l'aerospazio, l'automotive, l'agroalimentare, la chimica verde e l'informatica. Nei progetti, i progetti ammissibili devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale per la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti attraverso tecnologie abilitanti fondamentali nell'ambito delle aree tematiche definite dalla strategia di sicurezza nazionale. Quindi, sostanzialmente le aree diciamo chiave sono l'aerospazio, l'automotive, l'agroalimentare, la chimica verde e l'informatica. La dotazione finanziaria è pari a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2026. Quali sono le imprese che possono chiedere di partecipare? Qui si dice imprese di cui all'articolo 2195 del Codice Civile. Ai numeri 1 e 3. L'articolo 2195 del Codice Civile è la definizione di imprenditore. Numero 1 è dice un'attività è imprenditore colui che svolge attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi. Punto 3 è un'attività di trasporto per terra, per acqua, per aria. Quindi possono partecipare le aziende che producono beni e servizi o che fanno attività trasportistiche. In più possono partecipare imprese agroindustriali che svolgono però prevalentemente attività industriale e imprese che esercitano attività ausiliarie rispetto alle precedenti. Possono partecipare i centri di ricerca, si parla qui di imprese che hanno una personalità giuridica autonoma, che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e anche le imprese agricole, che però devono operare come soggetti coproponenti di un progetto congiunto. Se però il progetto è congiunto, le aziende, le imprese che sono capofila sono soltanto imprese commerciali e non imprese agricole. Quindi l'impresa agricola può partecipare soltanto, diciamo, appunto come coproponente. Le spese e le agevolazioni, diciamo, i progetti ammissibili hanno una dimensione che diciamo, è non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro. Devono essere avviati i progetti entro non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione, devono durare tra i 12 mesi e i 36 mesi. E devono rispettare il principio do not significantly harm, cioè non devono sostanzialmente danneggiare l'ambiente, le persone e così via. Le agevolazioni concedibili, è un mix di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato. Il finanziamento agevolato concesso in misura pari al 50% nominale delle spese di costi ammissibili, però viene erogato soltanto in presenza di un finanziamento bancario erogato dalla banca finanziatrice nella misura minima del 20% dell'importo del progetto stesso. A questi importi si aggiunge una parte a fondo perduto. Questa parte a fondo perduto è pari al 30% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese e 15% per le grandi imprese che diciamo per le grandi imprese. Ci sono delle premialità. Si danno 10% in più a quelle aziende che realizzano la loro attività nelle regioni del sud, quindi Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che
che realizzano un progetto congiunto, vedete, quindi con partecipazione di aziende agricole, che prevedono un'ampia diffusione dei risultati e che prevede anche, diciamo, la disponibilità dei risultati di ricerca nei confronti dei paesi che fanno parte dello spazio economico europeo. Quali sono le spese ammissibili? Innanzitutto il personale, però soltanto il personale che può essere impiegato in attività di ricerca, quindi tecnici, ricercatori e personale ausiliario. Non possono essere rendicontate le persone che hanno mansioni amministrative, contabili e commerciali. Gli strumenti e le attrezzature possono essere ammortizzate nella misura in cui partecipano al progetto di ricerca e sviluppo. E se invece questi beni vengono acquistati e hanno una durata di vita superiore alla durata del progetto, allora è possibile portare nell'ammissibilità soltanto le quote di ammortamento relative a questi stessi beni e servizi strumentali, beni e strumentali. C'è anche la possibilità ammettere servizi di consulenza, di ricerca contrattuale, licenze di risultati, brevetti, know-how. Vi sono anche ammissibili le spese generali relative al progetto e i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. Le domande devono essere presentate a partire dal 10 luglio. Cosa possiamo dire di questo bando? Sicuramente, diciamo, è molto interessante da un punto di vista delle politiche economiche e industriali che si stanno facendo in Italia ormai quasi da più di 10 anni, che prevedono appunto un investimento massiccio da parte dello Stato attraverso l'utilizzo di fondi europei nel senso proprio della trasformazione tecnologica del sistema industriale e produttivo. Ovviamente qui sono individuati dei settori di intervento che richiedono moltissima tecnologia e quindi si immagina che si possa avere un impatto assai positivo in termini di crescita economica ed in termini anche di ricaduta occupazionale. Si parla di aerospazio, automotive, agroalimentare, chimica verde ed informatica. Sono settori ovviamente ad alto impatto di tecnologia, forse l'unico settore che potrebbe essere considerato un po' carente da un punto di vista tecnologico è l'agroalimentare. Però alla fine, per i limiti che vengono appunto imposti dal bando, anche l'agroalimentare viene trattato da un punto di vista tecnologico, perché si dice appunto nel bando che devono comunque essere utilizzate le tecnologie abilitanti, che sono sostanzialmente le tecnologie che fanno riferimento all'industria 4.0. quindi anche l'applicazione al settore agroalimentare richiederà inevitabilmente di utilizzare delle tecnologie advanced. È una politica che ha un suo senso, ormai dal punto di vista economico c'è una lunghissima ormai storia del ruolo dell'innovazione tecnologica, della ricerca e sviluppo per la crescita economica, che parte già da Joseph Schumpeter, che è stato il grande economista che ebbe questa grandissima intuizione di studiare il ruolo dell'innovazione e della crescita economica in un periodo come quello tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in cui questo tema non era molto, molto considerato. E poi successivamente, già a partire dagli anni 50-60, ci si rese conto di quanto la tecnologia fosse assolutamente indispensabile per produrre crescita economica, fino poi ad arrivare ai modelli di Paul Romer della crescita endogena, che mettono proprio in risalto il ruolo del capitale materiale, degli intangibles, nella creazione appunto di queste basi che generano crescita economica e prosperità. L'Italia è ovviamente un paese molto arretrato da questo punto di vista, che soffre molto nella competizione internazionale. Soffriva già prima, quando la competizione era soltanto nel mondo occidentale, e soffre tantissimo, molto di più oggi, che la competizione è globale e ci sono degli attori importanti, dei players importantissimi a livello mondiale, come per esempio la Cina e l'India, oltre ai classici paesi, la Germania, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Inghilterra e la Francia.
E quindi oggi l'Italia è molto indietro, anche perché, diciamo, come cultura del lavoro, come cultura del know-how, gli italiani hanno sempre preferito certi percorsi di studio ad altri, hanno sempre preferito, diciamo, hanno sempre dato grandissima rilevanza, per esempio, alle materie umanistiche, le materie classiche rispetto a quelle tecnico-scientifiche. E però quando si va nella competizione mondiale, diciamo, conoscere la tecnologia e la scienza è un qualcosa di veramente molto rilevante dal punto di vista economico. Adesso, non per voler squalificare le humanities, che rimangono comunque assolutamente essenziali, però la competizione che è attualmente in atto tra gli Stati Uniti e la Cina non è una competizione che riguarda le humanities, è una competizione che riguarda la tecnologia e la scienza, e quindi è lì che si gioca la partita. L'Italia è un paese molto arretrato da questo punto di vista, ce lo dicono tutti gli indicatori dell'Innovation Index, e tutti gli indicatori del capitale umano. I laureati sono pochi, spesso sono poco formati, non hanno delle hard skills e hanno molte difficoltà a crearsele in un mercato del lavoro che tende sostanzialmente a pregiudicarli e soprattutto a preferire dei profili di anzianità rispetto ai giovani, che diciamo è davvero a volte incomprensibile, soprattutto considerando che magari una persona di 70 anni o di 75 anni potrebbe non avere quelle competenze, quella capacità di comprendere la tecnologia e le sue utilizzazioni, che invece potrebbero essere assai più, diciamo, comprensibili ad una persona più giovane e che magari opera nel settore tech e ha delle competenze tech specifiche. Però questo è proprio un problema dell'economia italiana che si è venuto a creare, che non si riesce a risolvere. Questi interventi legislativi vanno in questa direzione, quindi dobbiamo considerarli come degli interventi assolutamente positivi da un punto di vista delle politiche economiche e delle politiche industriali. E soprattutto perché consentono di aumentare gli incentivi a quei lavoratori, per quei lavoratori che sono skillati nella materia STEM e che quindi possono immediatamente entrare nel mercato del lavoro e avere un vantaggio competitivo rispetto agli altri, manifestando evidentemente la possibilità in questo settore di crescere e di avere maggiori opportunità di lavoro. Quindi, tutte le materie STEM, sicuramente quelle ingegneristiche, insieme con le scienze dure, la fisica, la matematica, la chimica e così via, saranno certamente avvantaggiati da questo tipo di interventi. Ora, certamente nel sud Italia, se guardiamo a questi settori, aerospazio, automotive, agroalimentare, chimica verde e informatica, certamente sono almeno tre di questi settori sono abbastanza presenti, ovvero l'aerospazio, l'automotive e l'agroalimentare. Forse ci sono un po' di difficoltà nella chimica verde e nell'informatica. Sicuramente l'informatica è veramente quasi completamente assente nel sud Italia, perché sì, ci sono dei players, però spesso, a parte alcuni, diciamo tipo Xprivia, però molti di questi players che sono presenti in realtà non sono una diretta promanazione di una imprenditoria meridionale che si è evoluta attraverso le applicazioni industriali dell'informatica. Si tratta di sedi di aziende estere, si tratta di sedi italiane di aziende internazionali che spesso operano grazie ad importantissimi incentivi finanziari pubblici, e che quindi, diciamo, operano, utilizzano il territorio più come un hosting fiscale piuttosto che come una vera e propria connessione in grado di generare valore aggiunto che possa poi essere spendibile anche nel medio-lungo periodo nel territorio. Questo è un limite di delle politiche che sono state realizzate, che però, diciamo, è un limite un po' necessario, nel senso che comunque sia, mancando una vera e propria imprenditoria meridionale nel settore IT, è chiaro che il legislatore e i policy maker hanno voluto importare queste competenze facendo da hosting appunto per aziende straniere, perché questo era necessario per offrire dei servizi che ormai sono assolutamente essenziali allo sviluppo di tutte le imprese, ovvero i servizi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica. Quindi c'è comunque un gap molto importante
che bisognerebbe risolvere, poi magari diciamo, adesso dico qualcosa, vado un po' fuori tema, però veramente noi, cioè, l'economia guarda molto la tecnologia, perché gli economisti sanno bene che la tecnologia fa PIL, però la cosa che manca spesso nel Sud Italia non è soltanto la tecnologia, manca anche l'imprenditorialità. Manca molto l'imprenditorialità, perché l'imprenditorialità meridionale ha completamente saltato la questione dell'industria 4.0. Cioè, se noi non abbiamo aziende IT importanti, a parte appunto qualcuna tipo Xperia, però non c'è una dinamica di settore che possa, diciamo, manifestare una dimensione di italianità o di meridionalità nell'ambito dell'IT. E questo, diciamo, rimane un grave problema, perché, e rimarrà un problema, perché poi quando si importano queste aziende dall'estero, poi si mette eventualmente l'imprenditore locale che volesse fare questo tipo di attività, si trova di fronte ad una competizione molto importante e generalmente non riescono a sviluppare, perché queste aziende grandi che vengono importate sostanzialmente dall'estero, poi fanno un po' un gioco a somma zero sui newcomers, e quindi, diciamo, prendono tutto il mercato, o almeno prendono quel mercato che è particolarmente profittevole. Però questo non è un demerito loro, è più che altro una difficoltà del sistema imprenditoriale italiano a utilizzare la tecnologia. Cioè, le imprese italiane hanno problemi con la tecnologia, non riescono ad utilizzare la tecnologia, anche quando si propongono alle aziende delle soluzioni tecnologiche, è possibile verificare quanta incertezza, quanta riluttanza, quanto anche sospetto ci sia da parte degli imprenditori nei confronti della tecnologia, perché non la conoscono, non la studiano, non vedono esempi di applicazioni. E ovviamente, se il tasso di innovazione tecnologica è basso in un certo territorio, evidentemente tutte le aziende convergono verso quel livello basso, non si crea quella dimensione virtuosa che invece potrebbe generare maggiori valori. Per quanto riguarda i soggetti che partecipano, quindi, diciamo, in senso ampio, benissimo l'impostazione diciamo, di questa misura, perché rientra esattamente in quelli che sono gli sviluppi della scienza economica nel corso del Novecento, che sempre di più ha messo in evidenza il ruolo degli intangibles, del capitale immateriale, della conoscenza, della tecnologia, della ricerca, nella creazione di valore aggiunto come strumento di promozione della crescita economica. Chi partecipa a queste attività? Chi può partecipare a questo bando sono le imprese commerciali sostanzialmente e le imprese agricole soltanto se sono anche soltanto se partecipano come soggetti coproponenti. Possono partecipare anche i centri di ricerca e aziende agroindustriali e imprese di attività ausiliare. Quindi immaginiamo aziende di servizio, che significa aziende di servizio nei confronti delle imprese commerciali, aziende di servizio nei confronti delle imprese di trasporto e magazzinaggio, aziende che svolgono attività ausiliarie nei confronti di imprese commerciali, però non aziende che, diciamo, svolgono attività ausiliarie nei confronti di imprese agricole, perché queste, le imprese agricole, appunto, diciamo, possono partecipare soltanto come coproponenti. Il soggetto capofila non può essere un'impresa agricola. Il soggetto capofila deve essere un'impresa commerciale, o agroindustriale, o un centro di ricerca. Che progetti possono essere ammessi? Ovviamente, diciamo, possono essere ammessi progetti che hanno un valore da 3 milioni a 20 milioni di euro. Anche qui il size, diciamo, è abbastanza rilevante. Poi voglio dire qualcosa sulle imprese agricole. Ora, uno si potrebbe dire: vabbè, come si fa, diciamo, a promozionare l'applicazione di strumenti tecnologici alle imprese agricole se le imprese agricole non possono essere,
in prima diciamo, persona, non possono essere persone giuridiche che prendono su di sé la titolarità di questi progetti. È chiaro che forse qui c'è stato un errore, diciamo, da parte di chi ha scritto questa norma, perché poi si costringono le imprese agricole a creare delle società di comodo, che magari possono, o delle società terze, per esempio, magari un'impresa agricola che fa, se si vuole industrializzare, nel senso dell'industria 4.0, che fa, si costruisce una start-up, la iscrive alle registri delle start-up, e con la start-up, che però è di proprietà del medesimo soggetto economico dell'impresa agricola, può partecipare a questi bandi. Sono soluzioni, diciamo, un po' particolari. Il problema è che se si vuole veramente che l'agricoltura sia attraversata integralmente da una prospettiva tecnologica importante che possa essere in grado sia di migliorare la quantità e la qualità dei prodotti ed anche di ottimizzare i tanti sprechi che pure ci sono in agricoltura, come dimostrato per esempio dai sistemi di fertigazione, e allora probabilmente bisognerebbe ampliare la partecipazione di queste aziende nella titolarità dei progetti, anche quando sono progetti di ricerca e sviluppo. La dotazione finanziaria è abbastanza buona, anzi diremmo molto buona, 2 miliardi di euro sono abbastanza. I progetti devono essere progetti di medio-grandi, qui parliamo da 3 a 20 milioni di euro, quindi insomma si parla di investimenti importanti. La durata di questi progetti non tanto mi convince, perché si parla al massimo di 36 mesi, quindi in 3 anni bisogna spendere. Immaginiamo un'azienda che fa un progetto di 20 milioni di euro, in 3 anni tocca spendere 20 milioni di euro, che dire, sembra una cosa, diciamo così. In realtà, dal punto di vista operativo, potrebbe essere una cosa un po' complessa. Però, evidentemente, la dotazione finanziaria così importante, appunto i 2 miliardi, ha spinto, diciamo, alla creazione di questo modello, che è un size medio-alto, diciamo, per le aziende italiane. Sono poche le aziende italiane che spendono così tanti soldi in progetti di ricerca e sviluppo. E poi c'è il principio Do Not Significantly Harm, che è un principio che è stato introdotto in Unione Europea e che evidentemente è stato ripreso da questa norma, che significa che quando si fanno dei progetti di ricerca non bisogna danneggiare l'ambiente, non bisogna danneggiare la comunità, non bisogna danneggiare le persone, non bisogna introdurre diseguaglianze, non bisogna discriminare nessuno, cioè non bisogna appunto minacciare o danneggiare nessuno. Per quanto riguarda invece il finanziamento, qui si parla di una metà a fondo, diciamo una metà in finanziamento agevolato, che però viene concessa soltanto se almeno il 20% dell'importo del progetto è stato già finanziato da una banca. Quindi, diciamo, l'insieme del finanziamento bancario, del finanziamento agevolato, viene indicato come finanziamento. Quindi, in realtà, è un finanziamento agevolato che richiede però anche un contestuale finanziamento da parte di una banca. Per quanto riguarda invece il contributo a fondo perduto, questo viene erogato in misura variabile in base alla dimensione aziendale, un 30% per le piccole imprese, un 25% per le medie imprese, un 15% per le grandi imprese. Quindi alla fine, diciamo, c'è un mix che può arrivare, diciamo, nel caso più favorevole 50 più 30, diciamo 50 finanziamento agevolato più 30 di fondo perduto, diciamo, si agevola in un qualche modo fino ad un 80% nel caso delle piccole imprese. Poi ci sono delle premialità, si aggiunge quindi un ulteriore 10% se si opera nelle regioni meno sviluppate o se c'è dissemination di attività. Queste, diciamo, sono delle metodologie di ripartizione dei finanziamenti, finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, che sono molto ricorrenti in questo tipo di bandi. Chi conosce questi bandi sa bene che questo è un tipo di formulazione abbastanza classica. Molti bandi hanno questa,
questi sono fatti in questo modo, cioè sono fatti da un mix di finanziamento a fondo perduto e finanziamento agevolato. E anche le premialità generalmente appunto vengono concesse. In questo caso forse c'è una premialità in più che mi sembra non aver visto in altri bandi, ovvero c'è una premialità nel caso di ampia diffusione dei risultati, cioè la dissemination dei risultati produce una premialità del 10%. Per quanto riguarda le spese ammissibili, innanzitutto c'è il personale, questo diciamo è una delle classiche, uno dei motivi per cui questi bandi funzionano molto bene, che consentono appunto di agevolare il costi, beneficiare i costi del personale, soprattutto del personale che ha competenze di ricerca. Quindi parliamo di persone che hanno dottorato di ricerca, che hanno assegni di ricerca, che sono ricercatori o che hanno diciamo un profilo, o che magari possono essere anche professori universitari, insomma persone che operano nell'ambito della ricerca. C'è anche una possibilità di portare a diciamo di, a far partecipare a questi benefici anche le immobilizzazioni materiali e strumentali, però soltanto ed esclusivamente con riferimento al periodo di durata del progetto e non oltre, con riferimento alle quote di ammortamento. E poi servizi di consulenza, spese generali relative al progetto. Questa è una voce un po' particolare in questi progetti, perché spese generali relative al progetto a volte nascondono diciamo diciamo dei valori numerici, diciamo che di strana imputazione, diciamo così. E poi materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. Sostanzialmente cosa possiamo dire di questo bando? Sembra una misura di agevolazione molto molto interessante, soprattutto perché chiaramente innanzitutto c'è un aspetto quantitativo che a me colpisce. 2 miliardi di euro non sono pochi in un biennio dal 2024-2026. Poi ci sono i settori che sono particolarmente interessanti e sono settori giusti, quindi diciamo, mi sembra una misura ben fatta da un punto di vista proprio dell'impatto che potrebbe generare in termini di PIL e in termini diciamo di occupazione. L'unica cosa appunto già detto, forse bisognava riconoscere un po' più di protagonismo alle imprese agricole, perché poi cioè, è inutile che si vuole promozionare l'agroalimentare se poi si intende per agroalimentare solo l'agroindustria, perché poi nella realtà del complesso e variegato mondo delle imprese agricole le aziende agroindustriali sono veramente poche. La maggior parte delle aziende agricole hanno delle forme giuridiche un po' particolari e probabilmente anche su questo prima o poi il legislatore dovrebbe intervenire, perché oggi se noi ci dobbiamo confrontare nel sistema agricolo a livello internazionale, considerando il fatto che tutti i paesi utilizzano massicce dosi di tecnologia nella coltivazione, e allora anche l'Italia dovrebbe mettersi al passo con questo. E la distinzione che esiste molto marcata, soprattutto nelle conseguenze giuridiche, tra l'articolo 2195 del Codice Civile, che è l'articolo che definisce l'imprenditore commerciale, e l'articolo 2135, che invece è l'articolo che definisce l'imprenditore agricolo, è c'è un divario diciamo concettuale, soprattutto di conseguenze giuridiche, che andrebbe diciamo in qualche modo armonizzato se noi vogliamo dare agli agricoltori, agli imprenditori agricoli, gli strumenti per fare veramente una rivoluzione industriale del tipo 4.0 nell'ambito agricolo, che è una cosa di cui c'è bisogno, c'è necessità. Trovo invece molto interessante, e credo che sia stata una cosa molto giusta da parte di chi ha scritto questa norma, fa rientrare esplicitamente le imprese di trasporto, perché la logistica sta diventando che è sempre stata una cosa che ha funzionato abbastanza bene nell'economia italiana, però ultimamente sta diventando un punto di debolezza abbastanza importante. Italiani, imprese italiane, il sistema Italia tende ad essere un po' arretrato. Oggi ci sono nuovi leader nell'ambito del trasporto, del magazzinaggio a livello internazionale, l'Italia è un po' indietro, quindi bene
diciamo, questo tipo di apertura, e complessivamente, diciamo, mi sembra appunto una buona misura, e si spera qui chiaramente che dobbiamo dirlo apertamente. Noi dobbiamo anche generare una cultura d'impresa dove non è l'agevolazione fiscale che fa nascere il progetto d'impresa, perché a volte è così. A volte è così, è il progetto e l'agevolazione fiscale che mette all'imprenditore l'idea di fare un investimento in ricerca e sviluppo. Purtroppo noi dovremmo arrivare ad un mondo nel quale sia chiaro che chiunque vuole fare impresa ad un livello medio-alto o ad un livello artigianale, e quindi scansiamo il caso, diciamo, eliminiamo il caso della piccola o piccolissima impresa, della nano-impresa, perché come dice Joseph Stiglitz, quando le imprese sono troppo piccole non possono investire nella ricerca perché sono imprese troppo sensibili alle variazioni di prezzo e di quantità del mercato. Però per tutte le altre aziende, imprese medie, grandi e anche per le imprese artigianali, l'investimento in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica è assolutamente indispensabile, non più per avere un vantaggio di mercato, ormai è indispensabile per stare nel mercato. Anche mantenere la propria posizione nel mercato oggi diventa complesso, anche per le aziende che i prodotti ce li hanno, anche aziende che producono, che hanno un'identità di brand, che hanno un prodotto strutturato. Possono avere problemi a stare nel mercato globale in assenza di investimenti nella ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica. Quindi è questo che bisognerebbe cambiare. Cioè, quello che è molto chiaro a quasi tutti i dipendenti, i manager, i quadri, i funzionari, i direttori generali di tutte le aziende che operano nel mondo dei servizi e dell'industria, non è invece così chiaro agli imprenditori, ai soggetti imprenditoriali. I soggetti imprenditoriali non hanno ancora ben capito che oggi, nel mondo in cui ci si trova, non si può fare impresa senza ricerca e sviluppo. Non è più possibile, non è una opzione. Oggi fare impresa significa non soltanto prendersi i rischi del mercato, minimizzare i costi e massimizzare i profitti, essere attenti alle comunità, all'ambiente, eccetera, eccetera. Come ci dicono i modelli ESG che stanno andando fortissimo in questo periodo. Oggi fare impresa significa, soprattutto se si vuole sopravvivere nel medio-lungo periodo, investire nella ricerca e sviluppo. Perché la dimensione cognitiva ingloba completamente tutte le attività di produzione, di commercializzazione e anche di utilizzo dei beni da parte del consumatore. Oggi anche il consumatore, se vuole usare dei beni, deve avere una base di conoscenze. Non è possibile utilizzare certi prodotti e servizi senza base di conoscenze. E quindi questa idea, che è, diciamo, più che un'idea, it's a matter of fact, non è così tanto presente nella pianificazione strategica delle aziende che non sono piccole, cioè delle medie, grandi, delle imprese artigianali. E questo è un vero cambiamento che bisognerebbe fare, e probabilmente su questo cambiamento di cultura imprenditoriale del sistema paese bisognerebbe coinvolgere forse molto di più le associazioni datoriali, per consentire loro di comprendere che fare impresa oggi significa appunto rispettare anche una visione di lungo periodo che può esistere soltanto accettando la sfida della ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica. E bandi come appunto specializzazione intelligente del Mezzogiorno vanno in questa direzione e sono certamente opportunità da utilizzare.